Buongiorno e benvenuti negli spazi di Shadonella e sala di registrazione. Ospitiamo un'iniziativa della Fondazione Altre Parole Onlus che è rivolta ai pazienti oncologici e ai sostenitori e agli amici della Fondazione. Si tratta di una lezione concerto dei maestri Giorgio Pavan al violino e Marco Fedalto al pianoforte, dedicata alla musica per cinema. Buon ascolto. Bentrovati a tutti. Mi preme leggere alcune parole dedicate a un amico della Fondazione e anche uno dei fondatori della Fondazione Altre Parole Onlus, che purtroppo è venuto a mancare poco tempo fa. La lezione concerto di questa sera, come quella del 13 aprile scorso, vuole celebrare l'arte come occasione di incontro con gli altri e contatto profondo con se stessi attraverso l'uso di altre parole, suoni, colori, immagini. Ed è con la musica che stasera la Fondazione Altre Parole vuole salutare il caro amico scomparso Livio, socio fondatore, che con il suo costante impegno ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo e alla realizzazione dei temi cari alla Fondazione. Thank you.
Dall'Italia alla film music significa partire proprio dall'Italia, cioè da compositori notissimi quali Nino Rota, Nino Giovannino Rota Rinaldi, nato a Milano nel 1911. E il suo repertorio, le sue composizioni per il cinema sono state tantissime, parliamo di circa 157 musiche per film e circa 190 altre composizioni per altri tipi di repertorio, che fortunatamente negli ultimi anni cominciano ad essere eseguite dalle orchestre, dagli ensemble piccoli e medi, come in questo caso. Dunque, abbiamo sentito alcuni temi più importanti del film di Federico Fellini, Amarcord, del 1973. È uno tra i più grandi film italiani conosciuti al mondo. E diciamo che la collaborazione tra Nino Rota e Federico Fellini è stata, direi, meravigliosa, perché i due si intendevano in maniera diciamo molto spontanea e molto diretta, tanto che per Fellini, diciamo, il compositore Nino Rota era un amico magico a cui poteva chiedere molte cose, dare molte suggestioni, sapendo che in ritorno arrivavano melodie che sarebbero diventate, come lo sono e avete sentito, memorabili. E è così che appunto Amarcord, che significa amaro ricordo, altro non è che un film che va ad indagare e a evocare le memorie di gioventù del Federico Fellini regista, che quindi in Nino Rota ha trovato un suo punto d'appoggio musicale. Ora ascolteremo un'altra colonna sonora di un altro film famosissimo del 1960, La Dolce Vita. La Dolce Vita e Parlami di Me, che sono due temi, anche questi, fondamentali nel costrutto musicale dell'intera colonna sonora, e in cui, diciamo, possiamo capire molto bene quello che il musicologo Simeon, Ennio Simeon, dice, cioè che la melodia di Rota è come se fosse un personaggio, nel senso che non si lega a un personaggio femminile o maschile, ma si lega, diciamo, a delle situazioni molto più ampie. Non è un leitmotiv, cioè un personaggio legato, una musica legata a un personaggio singolo, ripeto, ma è, diciamo, come dire, si plasma in base alle situazioni che vengono via via viste durante le scene del film. Sentiamo quindi La Dolce Vita. Thank you.
Rimaniamo sempre a Nino Rota, ad altri capolavori, questa volta per altri registi. Parliamo infatti della musica Parla più piano, che in effetti è una canzone, nel senso che prima era un tema di un film, esattamente del Padrino del 1972, diretto da Francis Ford Coppola. Poi divenne anche una canzone che fu interpretata da Gianni Morandi con un testo aggiunto di Gianni Boncompagni. Il titolo appunto è Parla più piano. E diciamo che questa musica non è stata composta per il film, perché a differenza di altri compositori di musica per il cinema italiani e non, Nino Rota usava attingere, come un po' faceva anche Mozart all'epoca, alla sua epoca, fine Settecento, usava attingere da se stesso, cioè tante musiche, tanti temi che lo stesso compositore ha composto negli anni prima, diciamo, ad esempio di questo film, sono rimasti pubblicati o anche nel cassetto, ma diciamo lui li ha riutilizzati. In questo caso, ad esempio, questo tema del Padrino era stato composto da Nino Rota anni prima ed era stato edito, ed era una composizione per banda. Infatti, diciamo, se noi ricordiamo alcune scene del Padrino e ascoltiamo la musica che connota benissimo quelle atmosfere, almeno per me, diciamo, questa musica mi porta a delle sonorità di banda, di paese. E infatti, appunto, il motivo, cioè, è perché la composizione era nata per banda ed era stata anche inserita in un film, diciamo, non famosissimo come Fortunella, ma poi ebbe, diciamo, il suo più grande exploit e venne conosciuta al mondo tramite Il Padrino, che è il film di cui, diciamo, con cui si è sposata più che in ogni altra situazione. Parla più piano. Thank you.
Il prossimo brano, sempre di Nino Rota, è del 1963 ed è la musica, o anzi uno dei sette ballabili del Gattopardo. E, anche in questo caso, come detto precedentemente, il maestro Nino Rota ha voluto recuperare alcuni suoi temi composti in precedenza. E, infatti, nel Gattopardo una parte della colonna sonora è stata desunta dalla riscrittura della terza sinfonia che lui compose, sinfonia sopra una canzone d'amore, nel 1943. Quindi lui, diciamo, ha composto questa sinfonia, non l'ha mai portata a termine, e però recupera e impiega nuovamente in questo film, in questo grande film, Il Gattopardo. Il curioso è che, diciamo, dei sette ballabili finali del film, durante la scena del ballo ambientata a Palazzo Pantaleone di Palermo, ci siano anche alcuni temi, in particolare un valzer di Giuseppe Verdi, che si dice è stato ritrovato in una bancherella e poi regalato, lo spartito intendo, a Luchino Visconti, che è appunto il regista, il quale volle inserirlo tra i ballabili finali di questo suo film, di questo suo meraviglioso film. Ricordiamo che Luchino Visconti già ebbe modo di inserire in un film che fu Senso, del 1954, fece un lavoro sulla musica di Verdi, ma in questo caso lasciò ampio spazio al maestro Nino Rota, che riscrisse e arrangiò nuovamente il valzer di Verdi e aggiunse altri ballabili. Noi ora ascoltiamo il valzer del commiato, che, diciamo, è un po', assieme al galop, l'altra danza finale, è un po', diciamo, una sorta di risata sensuale dei due giovani innamorati che la cui trama del film si rivolge, e sono appunto Tancredi e Angelica. Thank you.
Ora passiamo alla film music, quella che un po' si definisce come tale, nel senso che è sempre la musica composta per le immagini che si muovono, quindi il cinema, la TV, ma diciamo che ci rivolgiamo più a compositori in questa seconda parte di questa lezione concerto che non sono italiani. E cominciamo con, se vogliamo, il maestro dei maestri, John Williams, il quale ha dato forma a tantissime fortunatissime colonne sonore che sono diventate iconiche, diciamo, nel repertorio cinematografico musicale. E, diciamo che un posto di primo ordine occupa sicuramente la saga di Harry Potter, di cui il maestro John Williams ha curato i primi tre episodi. Il primo, La pietra filosofale del 2001, diretto da Chris Columbus, è un po' il motore d'avviamento di questa grande macchina che è Harry Potter, che è una grossa produzione. E il maestro John Williams non è nuovo ovviamente a questo tipo di produzioni che poi si, diciamo, diventano formate da tanti episodi, basti pensare a Star Wars, Indiana Jones, quindi blockbuster estremamente importanti. E nel caso di Harry Potter il maestro ha voluto dare, diciamo, in tutti i temi che ha composto, e ne sentiremo qualcuno in questo pezzo, sempre un alone di mistero e di meraviglia, che è un po', diciamo, il punto di vista del bambino, del fanciullo, quando si pone di fronte alla magia. Quindi Harry's Wondrous World altro non è che il fantastico mondo di Harry Potter, la cui musica di John Williams ci delizia. Thank you.
Proseguendo con un altro grandissimo compositore, quantomeno grandissimo è il film a cui viene abbinata questa musica, abbiamo Pirati dei Caraibi, un altro franchise, scusate l'inglese, ma diciamo è il termine migliore per definire un film che diciamo si ripete in diversi capitoli, in diversi episodi, come era Harry Potter o Guerre Stellari, Indiana Jones, lo è anche Pirati dei Caraibi, mi pare siamo arrivati al settimo episodio se non sbaglio. I Pirati dei Caraibi è ispirato ad una famosa attrazione presente a Disneyland e la musica fu composta da Klaus Badelt, che fu un assistente diciamo di Hans Zimmer, nome ben più noto e conosciuto anche ai non specialisti, perché diciamo che da sempre in realtà, ma soprattutto in America, c'è ancora il concetto di bottega, pertanto i compositori non sono mai soli, hanno sempre uno staff, degli aiutanti e quindi si è sempre in gruppo e quindi è ovvio che le idee fluiscano da una persona all'altra e poi vengano sintetizzate in un come dire, processo finale che le va a portare nell'immagine e quindi è normale che diciamo un compositore meno conosciuto di Hans Zimmer, quindi Badelt, sempre tedesco, abbia composto una musica molto vincente, molto pertinente a questo tipo di saga avventurosa e piratesca, però è anche altrettanto normale che questo tema, questa musica, poi sia stata passata e continuata da un nome più importante quale è Hans Zimmer. Diciamo che lo spirito di bottega del modo di fare, di comporre della musica, soprattutto negli Stati Uniti, porta diciamo ad avere anche una quantità e una qualità musicale delle colonne sonore molto molto alta che, ahimè, in altri paesi purtroppo non è così. In ogni caso, ovviamente questa è materia di dibattito, però ascoltiamoci ora la suite dei Pirati dei Caraibi. Thank you.
Bene, vi lasciamo con un ultimo pezzo, ritorniamo all'Italia, ritorniamo alla vita è bella, perché la vita è sempre bella e lo sarà sempre, anche perché la pandemia che ci stiamo lasciando alle spalle, per fortuna è diciamo un temporale che sta allontanandosi. Pertanto La vita è bella del 1997, regia di Roberto Benigni e musica di Nicola Piovani, è un capolavoro cinematografico, ma è anche diciamo un po' una delle tante musiche che fuori dall'Italia echeggiano e che anche i bambini conoscono e ricordano. Quindi La vita è bella di Nicola Piovani. Thank you.
Ecco, ci tenevo a ringraziare tutti ancora, non solo in primis naturalmente la Fondazione Altre Parole Onlus, che così ha pensato appunto di organizzare questi due appuntamenti. Io chiaramente ringrazio tutti gli amici della Fondazione, tutti i pazienti e tutti appunto i sostenitori, come diceva prima appunto Donella Del Monaco, e ringrazio il mio collega e amico Marco Fedalto, ma ringrazio ancora chi ci ha ospitato qui, che devo dire è un luogo veramente suggestivo e che ci ha permesso di farvi ascoltare questa musica, anche se non in presenza, insomma direi veramente con un'ottima qualità di questo. Quindi ringrazio di nuovo Donella Del Monaco di cuore proprio, e ringrazio il videomaker Marco Gagliazzo, all'audio Stefano Bruzzolo, e consentitemi anche un cenno però ai nostri sanitari e a chi ancora sta combattendo contro questa battaglia che ormai ci portiamo avanti da quasi da più di un anno. Insomma, come diceva giustamente Marco prima, stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, come ormai si sente tanto dire, no? Un po' la scienza ci sta aiutando, però direi che tanto dobbiamo ringraziare la forza umana, cioè i medici, gli infermieri, tutti coloro che stanno veramente lottando strenuamente con tutti loro stessi, insomma, facendo chiaramente anche andando oltre quelli che sono chiaramente gli orari consueti. Quindi ne ringrazio tutto il personale, e diciamo che comunque noi con la musica speriamo un giorno di poter donare anche a loro qualcosa, perché decisamente se lo meritano, insomma. Quindi ringrazio ancora il presidente della Fondazione Altre Parole Onlus, il dottor Fernando Gaglion, e Giulia Guidotti, che è la segretaria della Fondazione, che ci ha aiutato, che ha appunto preparato le locandine, che ha fatto un tam-tam, ci ha aiutato a fare un tam-tam mediatico e quindi a pubblicizzare questi due appuntamenti. E naturalmente noi auspichiamo fortemente di poterci vedere in presenza magari prossimamente, insomma, e quindi da questo punto di vista non vi diciamo chiaramente, non è un addio questo, insomma, ma un arrivederci a un prossimo appuntamento. E ancora veramente grazie a tutti, buona serata.